Se fosse soltanto il danno alla porta antipanico, il ritocco di ieri mattina e dei lavori che seguiranno sono di poco conto, ci si potrebbe anche passare su. Il problema vero è che ancora oggi, nonostante i diversi raid, l'ex cinema Eliseo di Avellino continua ad essere terra di nessuno. Scritte sui muri, rifiuti un po' ovunque. Quella che dovrebbe essere la casa della cultura cinematografica al momento è soltanto un monumento all'abbandono. Tra presente e futuro, il sindaco Festa, che è anche assessore alla cultura, continua a glissare. A metterci la faccia al momento è soltanto l'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo appurato che c'è stato questo atto vandalico. Come dicevo prima, i danni non è che siano grandi danni. In effetti c'è stata soltanto la rottura del vetro e diciamo i cardini della porta. Il rammarico più grande, vi ripeto, non è più quello è che questa struttura viene in continuazione vandalizzata, o voi con questi tipi di atti, o voi con scritte e cose del genere. Ieri ho potuto constatare che quello spazio alle spalle dell'Eliseo viene utilizzato da parecchi ragazzi, da anche bambini che giocano con la bicicletta, con lo skate, con tutto il resto. E la cosa che più mi ha ferito è passata proprio questo, perché quella è una struttura pensata per i ragazzi. E essere vandalizzata proprio da ragazzi è la cosa che più mi ha ferito, per la verità. E diciamo che i lavori in questo momento c'è la ditta che ce l'ha in gestione per quanto riguarda l'impiantistica, che sta verificando un po' tutti gli impianti. Penso che dopo questa verifica la struttura possa essere tranquillamente utilizzata. Vediamo gli sviluppi di questa benedetta fondazione che deve nascere e dopodiché si vedrà. Quindi sull'utilizzo futuro ancora non c'è una parola chiara. No, quello l'utilizzo futuro è già, diciamo, di per sé stabilito che dovrebbe essere la casa della cultura e del cinema, dedicata a Pisano e a Camillo Marino. E in effetti si dovrebbe creare questa fondazione, questa cosa che dovrà gestire in futuro l'iter della struttura. E questo a che punto sta? Non lo so. Questo lo dovremmo chiedere al sindaco perché è lui che sta vedendo in prima persona questa Cioè situazione. lui non vi informa il sindaco di questa cosa. No, per il momento non è che non ci informa. In effetti so che sta lavorando su questa questione con un pool di notai, però sinceramente non so a che punto stanno, la verità. Tornando all'atto di ieri, ci sono delle immagini, perché lì ci sono telecamere, mi sembra, collegate alla questura, alla control room della questura. Avete... Ragazzi anche, quindi. Ma ci sono delle telecamere, ci sono. Per stamattina proprio abbiamo chiesto se c'era la possibilità di poterle visionare, però per il momento non abbiamo avuto ancora risposte. Quindi non so se funzionano o se ci sono immagini registrate, questo non ve lo so dire. Stesso vuole lanciare un appello, insomma, alla città che comunque non dovrebbe comportarsi così, almeno chi fa questi gesti. Ma ti ripeto, questa è la cosa che più mi ha ferito, è proprio questo. Di norma non dovrebbero succedere queste cose, ma non parlo solo dell'ex Eliseo, ma un po' di tutte le strutture pubbliche che sono continuamente danneggiate. Non ultima, c'è stato anche un ingresso, alla struttura ex Flipper, però in effetti là si sono limitati solo a rompere la recinzione ed entrare forse per giocare. E purtroppo da noi c'è questa brutta abitudine da parte dei nostri giovani a vandalizzare le proprietà pubbliche e la cosa purtroppo è una cattiva abitudine, anche perché tutti noi ci teniamo alle nostre strutture e poi questo è un patrimonio di tutti, non solo di pochi, quindi quando succedono queste cose significa fare del male non solo a se stessi ma all'intera comunità e alle strutture pubbliche.